L'equivoco. Che peccato, ce n'è rimasto così poco. Che profumo. Mi mancherà questa aroma. Mi ero abituato a bere un goccio di liquore al melone ogni sera. Delizioso. È veramente così buono quel liquore. È squisito, eh? Ehi, un momento. È meglio che lo beva a piccoli sorsi, così mi dura più a lungo. Se ti piace tanto, perché non te ne compri un'altra bottiglia? Purtroppo da noi non è facile trovarlo così buono, figliolo. In Giappone è un'autentica rarità. Pensa che questa bottiglia me l'ha portata il mio capo di ritorno da un viaggio all'estero. Mi dispiace per papà, quanto vorrei che potesse bere tutto il liquore al melone che desidera. Lavoro tanto la vita. Mi serve un favore, devi moltiplicare un liquore fatto coi meloni. Oh, mi hai rotto un timpano. Oh, se riesci a farlo, papà sarà felicissimo. È una strana richiesta, ma io non mi tiro mai indietro quando hai bisogno di aiuto. E anche questa volta credo di avere il giusto che fa per te, amico. Sul serio? Evviva! Papà, e al melone ha detto che riuscirà a moltiplicarlo, così potrai berlo ogni volta che ti va, non è grandioso? Non ci posso credere, mi sembra quasi un sogno. Doraemon, l'ho appena detto a papà, è al settimo cielo. È così felice che gli sembra di sognare. Addirittura. Oh, vabbè, mettiamoci al lavoro. Senti, quanto tempo ci vorrà? Ma non è una cosa velocissima, ci vuole pazienza. Ecco il moltiplica uova. Una volta bevuto questo liquido, ti apporranno le uova. Come? Le uova? Certo, e quando saranno un po' cresciuti, li lasceremo nel fiume. Che cosa? Arriveranno nell'oceano e lì diventeranno belli grossi. Poi risaliranno il fiume e torneranno indietro. Ma si può sapere di che stai parlando? Non volevi fare la moltiplicazione? Mi sa che ho gridato troppo e ti ho stordito davvero. Tranquillo, avrai i salmoni. No, no, aspetta, c'è stato un equivoco. Io ti ho chiesto il liquore fatto con i meloni. E tu hai capito salmoni. E ciò chiedo scusa. Non posso andare da papà e dirgli che c'è stato un malinteso, poverino, ci resterebbe malissimo. Vuoi dire che non avrò più il liquore che mi avevi promesso? Sono molto deluso. Questa non me l'aspettavo. Calmati. Che guai, adesso cosa ci inventiamo? Vai a prendere il liquore del tuo papà, proveremo a moltiplicarlo con questo giuschi. Oh, ciao figliolo, cosa c'è? C'è ancora un po' di liquore. Lo so, ma... Ah, ho capito, vi serve per farne dell'altro. Va bene, allora la puoi prendere, assaggiarlo. Sta attento a non sbagliare. D'accordo, cercherò di fare del mio meglio, promesso. Mettiamo delle gocce di liquido nella bottiglia. Non succede nulla. È inutile, il moltiplica uova serve per i pesci, non per i liquori. Insomma, calmati adesso, forse mi è venuta un'idea. Ecco qua i ciuschi che ci vuole. Le gocce rimate. E quelle a cosa servono? Visto che meloni e salmoni fanno rima, forse riusciamo ad ottenere qualcosa. Ah, non ne sono tanto convinto. Lo sai. Senti, interno nuoci. Ah, lo sapevo, non succede niente. Proviamo ad agitarla. E su, goccine, cambiate i salmoni in liquore di meloni. Davvero? Ci vorranno almeno 3 giorni.
Ah sì, speriamo che passino alla svelta. Pure a giocare. Concludiamo il telegiornale con una notizia davvero curiosa. Diverse bottiglie di liquore al melone sono state avvistate nella baia di Tokyo. La loro provenienza... Eh? Strano, sono arrivate vicino, ma il loro istinto avrebbe dovuto guidarle su per il fiume, verso il punto in cui le abbiamo lasciate andare. Non sarà per caso... Oh, ho pettinato. Hai visto il fiume? Forse non si avvicinano perché hai pettinato. Se è così, ho io la soluzione. Il Chiepurello! Si comincia l'operazione di pulizia del fiume! Sono sicuro che torneranno, devono ritornare. Mi sembra un sogno.